Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di farming su Nether 19 nella mappa Felsbrun. Allora raga, come avete letto dal titolo, quest'oggi mettiamo la season in questa mappa. Cioè in realtà già l'ho messa la season in questa mappa. Oggi l'andremo ad utilizzare per la prima volta. Allora, intanto ho preso la nostra seminatrice e ho selezionato cotone. Vi faccio vedere la season. Allora, la schermata della season. Questo è il calendario per andare a vedere cosa seminare, quando seminare e quando raccogliere. Con questo avremo le previsioni del tempo, le previsioni del meteo, le informazioni sulla cultura, gli animali, quindi non le avremo in quella sezione dove le avevamo prima, ma le abbiamo qua. L'economia, cioè quando vendere e quanto in quanti soldi ci vendono. Vabbè, queste sono le varie impostazioni. Allora, io la season l'ho impostata a 3 scusate la tosse. L'ho impostata a 3 giorni, ragazzi. Quindi a 3 giorni noi andremo a posizionare la season. Allora, io ho selezionato cotone, ma purtroppo il cotone non lo possiamo fare. Perché come vedete serve il campo a 18 gradi. Il mio campo al momento, come vedete in alto, è appunto a 7 gradi il cotone, il mio campo. Quindi una cosa che andremo a fare, magari seminare, non so, erba, vediamo cosa ci fa seminare. Erba la possiamo seminare perché richiede 3 gradi. A proposito, con la season, ragazzi, prima che l'aggiungevo ho finito di trebbiare il campo 12, che era mais, l'ho finito di trebbiare, ho finito quindi di raccogliere il mais. Il campo 10 invece l'ho lasciato, quindi la coltura si è bruciata. Bruciandosi la coltura io non posso raccoglierla. Perché ho fatto bruciare la coltura e non l'ho raccolta? Ragazzi, l'ho fatta bruciare appunto perché in poche parole ragazzi la cultura valeva poco, quindi mi avete detto Francia è inutile che fai il pioppo perché tanto tanto appunto il cippato vale poco. Beh, tanto alla fine io ho pensato abbiamo gli alberi, possiamo fare appunto un sacco di cippato con quegli alberi, e allora ho deciso di farla bruciare così. Allora, innanzitutto, gira veloce, bravissimo, ok. Innanzitutto, quindi non seminiamo cotone, ma dobbiamo utilizzare per la prima volta il nostro mais. Dobbiamo utilizzare per la prima volta il nostro biogas. Quindi, andiamo ad aprire la nostra seminatrice. Perfetto. Seminiamo mais, ma stavolta non mais da raccogliere, ma da trebbiare, cioè da trinciare. Allora, vediamo appunto il mais. Mais si può seminare perché il terreno serve a 5 gradi, il campo è a 7 gradi. Ragazzi, io il cotone lo vorrei seminare. Vediamo fino a quando si può seminare cotone, fino al terzo giorno della primavera. Magari il terzo giorno della primavera, ragazzi. Lo possiamo seminare perché dobbiamo mettere che dopo la primavera c'è l'estate, quindi in teoria l'estate dovrebbe essere più calda. E quindi verso la fine della primavera dovrebbe esserci il campo con degli appositi con appositi gradi per il cotone. Un'altra cosa che ho fatto prima che aggiungesse a season, ho venduto un bel po' di maiali. Avevamo 200 maiali, adesso ne abbiamo 60. Vedete, il mangiare quindi c'è. Cibo c'è per tutti. Manca solo. Oddio, l'avete sentito? Manca un po' d'acqua a tutti gli animali. Voglio vedere se mi fa aprire la schermata dei recinti. No. Quindi appunto direi di andare a caricare dell'acqua. Allora, utilizziamo il Fiat. Non so dov'è il camion è in farm. Il Griffin è in farm perché sto facendo il cippato, quindi
è in farm. Ok, facciamo così. Ok, guardate che manovre fatte dall'interno. Manovre fatte dall'interno gabbina. Oh, che pilota, ragazzi. Allora, andiamo a caricare l'acqua. Ci vediamo appena torno, raga. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo verso i nostri maiali. Abbiamo la botte piena. Adesso dissetiamo un po' i nostri animali. Poi devo vedere. Anzi, aspettate, fermiamoci un attimo. Devo controllare se qua c'è l'erba pronta. No, in fase di crescita. Ovviamente adesso le culture ci metteranno di più a crescere. Quindi facciamo attenzione, questo camion non passa. Passo prima io perché sennò ci rallenta. Ok. Allora, dai che siamo quasi arrivati, devo sistemare qualcosa dei maiali perché sennò potrebbe cadere. O ci può creare qualche bughettino. Allora, speriamo ci basti quest'acqua perché tanto alla fine i maiali non bevono così, cioè non bevono gli animali così tanto, richiedono più mangiare di solito che acqua. Allora, i maiali li facciamo bere, adesso mi devo abituare ragazzi con... Allora, i maiali sono suini, vedete, 12.000 all'incirca prendono i maiali di... Vedete? Ah, 10.000 addirittura, quindi non bevono come bevevano prima. Poi, qua abbiamo le pecore. Questo trattore fa più fatica a tirare, vedete? La botte. Per questo trattore, per questo camion è meglio il Griffin, ma siccome è occupato, utilizziamo questo. Ok. Scusatemi per la tosse, ma sono un po' raffreddato. Ok, andiamo invece dalle mucche. Andiamo a mettere un po' di acqua anche dalle mucche. Perfetto, eccole qua. Sali. Ottimo. Vediamo se si può vendere il latte. Vedete qua adesso dobbiamo aprire questa. Andiamo a vedere il latte, latte, latte. Ok, il latte si può vendere perché è il giorno che vale di più. Quindi anche se ne abbiamo poco, abbiamo bovini, anche se ne abbiamo poco lo andiamo a vendere ragazzi, perché questa è la giornata in cui lo posso fare, perché se no devo aspettare ancora un anno per andarlo a vendere. Se no devo aspettare un anno, quindi conviene che lo andiamo a vendere ora. Allora, non so se ci faranno il pieno, perché quanto porta questa botte? Allora, questa botte porta 32.000 litri, vabbè, abbiamo 14.000 all'incirca di... Ecco, 15.000 litri di latte. Allora, vediamo dove vale di più. Latte, 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 latte. Ok. Allora, il latte vale di più qua. Milkland. Quello che abbiamo in farm. Perfetto, andiamo. Poi devo comprarmi un altro sistema a nastri da mettere qua, perché sinceramente mi dà un po' fastidio farlo da tutti e due trasportarlo, perché è una cosa molto lenta da fare. Vero che si fa poche volte, però è una cosa molto lenta. Vedete qua io ci ho creato una bella stradina, così almeno facciamo tutte cose belle tranquillamente, senza allungare le strade, tutto bello sistemato. Qua adesso continuiamo a fare un altro po' di cippato. Perfetto. Ok, siamo arrivati. E scarichiamo. Vediamo quanto valgono questi 14.000 litri di latte. Non so se ho debito. Ora dobbiamo vedere se abbiamo un po' di debito. Allora. Ma sta valendo un botto sto latte. Vediamo. È la miseria, 30.000 litri. Ah sì, abbiamo debito 390.000. Va bene, va bene, va bene. Allora, questo trattore lo lascio qua e vi faccio vedere un'altra cosa. Vi ricordate il John Deere che avevamo la scorsa volta? Bene, ora non lo abbiamo più perché ho comprato quello che ha fatto Black Ice. Vi ho fatto il test mod e ve lo lascio nel box informativo. Però
Vedete, John Deere 7930, questo è quello con il sound delle marce. Ok, allora, a questo, devo vendere quel peso perché non è mio. Allora, cioè è mio ma non mi serve più. Questo di quant'è? 2300, vabbè, per ora lo tengo, non so quanto, cosa ci posso fare. Perfetto, allora lo spengo. No, devo fare una cosa con questo. Non so, l'ho preso così a muzzo. Allora, dobbiamo farci una bella cosa. Accendiamo i lampeggianti. Perfetto, andiamo a prendere il nostro. Andiamo a prendere il nostro. La nostra cippatrice. Perfetto. Non è nostra perché l'ho presa in affitto. Però è un'ottima cippatrice questa. Un attimo, giro da questa parte perché se faccio la retromarcia è un casino. Perfetto. Allora, iniziamo a dispiegarla e ad accenderla. Ok. No, perché la devo scaricare, scusa. Devo dispiegare e accendere. Oh. Dispiega prima il condotto. Perfetto, condotto dispiegato. Ok, accesa. Allora, il trattore lo posso spegnere, non devo spegnere il macchinario. Allora, quindi. Trattore spento. Prendiamo il camion. Che è da questa parte. Vedete qua il Griffin. Potrei usare anche quello perché alla fine. Beh, sono i stessi litri. Quindi potrebbe fare anche fatica a tirare questo. Sì. Beh, raga, per ora questo cippato me lo sto conservando. Anche perché non so quando devo venderlo. Vediamo il cippato. Ho sbagliato. Ho messo questo. Devo mettere. Quello per la season. Vedete, raga, adesso ci vuole un po' di tempo, il tempo che ci abituiamo. Allora, il cippato, eccolo qua. Vale la pena venderlo verso l'inverno. Quindi in inverno, ecco, in inverno ce lo venderemo il cippato. Allora, andiamo di retromarcia. Non accendo i lampeggianti a questo camion perché sono a LED e accecano. Ok. Andate qua. Beh, alla fine se non ci sto sopra posso anche tenerli accesi. Solo che spengo le luci se non la chiamo. Quindi facciamo così. Scorpion King. Beh, potevo metterli un po' più centrali essendo che adesso ho pochi alberi. Però vabbè. Accendi. Perfetto. Facciamo più tragitto noi con gli alberi, va. Tanto alla fine un albero è bello alto, quindi fa un bel po' di cippato. Lama. Perfetto. Vamos. Boom. L'impatto è sempre potente. Ok. Allora, mettiamolo a 1 metro. Ok. Benissimo. Beh, in effetti se io faccio di questo posso anche metterlo a 3 metri. Vai. Vedete? Posso anche metterlo a 3 metri. Adesso non più. Cioè a 3 metri sì, ma deve avere. Deve essere più vicino. Ok, a 2 metri. Ok. Ok, vediamo anche lo scaricamento. Perfetto, guardate qua. Già abbiamo riempito un bel quarto di cassone. Allora, un bel quarto di cassone lo abbiamo riempito. Adesso usciamo di questo. Poi raga, alberi non ne ripianto più perché con la season adesso ci stanno 5 anni a ricrescere. Stavolta
conviene fare il mi conviene fare stavolta il pioppo, perché almeno quello lo faccio subito, mentre per gli alberi devo aspettare un anno, ragazzi, e non mi conviene. Allora, perché sto girando da questa parte, io me lo so solo io, forse per mettermelo più dritto così. Perfetto. E dov'hai? Ok. Ragazzi, poi per quanto riguarda invece per quanto riguarda la raccolta, la trinciatura del nostro per quanto riguarda la trinciatura del nostro mais, la farò in live martedì sera. Adesso io lo sto registrando di lunedì questo video, però io lo vorrei caricare di lunedì, ma non so, in caso escono mod interessanti io faccio uscire i test mod, quindi per questo che vi sto facendo, cioè vi sto dicendo questo, se no dico stasera o dico domani sera. Quindi io lo dico apposta martedì e la chiudo là. Quindi martedì sera andremo a trinciare il nostro mais insieme a Nospic Joe. Quindi avremo la compagnia di Nospicchio di Joe. Poi questi facciamoli a 3 metri. Perfetto. E questa è fatta. Allora, andiamo a vedere quanto siamo pieni. Ok, l'abbiamo riempito il 50%. Bene, questo l'ho spento. No, devo spegnere il macchinario. Perfetto. Allora, adesso vediamo a che punto sta. Ecco, il class, vedete qua, sta arando, però solo questo campo. Ah, lui ha finito di seminare. Ok, richiudi. Andiamo a seminare anche più in là. Ci mettiamo alla punta da questa parte. Vedete? Lui deve fare solo questo pezzo. Metà campo sarebbe. Io nel frattempo mi semino l'altra metà campo. Quindi facciamo così. Perfetto, facciamo volare un po' di come si chiamano? Di colombe. Ah, piccioni volevo dire, scusate, ho detto pi, mi sono dimenticato che cosa. Piccioni. Allora, mi sembrava il Fiat che andava in giro, raga. Allora, mettiamo pure qua a seminare. Perfetto, poi io mi devo mettere a tagliare qua. Ok, questo si può prendere? No. Allora, facciamo i piccoli pezzettini, poi li trasporto. Ok, il nostro silo riesce a portare fino a... Vediamo un po'. Allora, noi abbiamo un silo che riesce a portare fino a 500.000 litri. Quindi ha voglia di cippato che riusciamo a fare. Oh, ma che ho fatto? C'ho il joystick un pochettino rotto, diciamo. Proprio si è rotto. Troppo pesante ancora. Vabbè, è largo questo. Ok. Ricordo che ogni martedì vado in live con questa mappa, il giovedì invece cambio, ma la decido quella al momento. Allora, li ho solo tagliati, quindi li lascio là però. Devo fertilizzare, perché quello non fertilizza se non mi sbaglio. Allora, stacca, no, devi staccare proprio tutto. Ok. Ah, ma io ho acceso quello. Ok, vai. Perfetto, questo John Deere è silenzioso quando... Cioè, lo accendo e poi si silenzia. Devono fargli un bel update. Ok, allora voglio vedere se questo John Deere riesce a tirare la botte. Riesce a tirare la botte, vediamo. Allora, la botte
forte. Questa qua, la Valzelli Cubex, richiede 320 cavalli, ma non penso proprio che abbiamo 320 cavalli. Vediamo un po'. Allora, John Deere 260. Ah, ma li ha i cavalli però. Quello è 320, mentre lo spandi cacchina con cime, quanti ne richiede? Eccolo qua, ne richiede 2,20. Questo lo abbiamo, questo lo riusciamo a trascinare, giusto? Perché io ho detto che ce la fa. Vediamo un po'. Allora, 2,20, noi ne abbiamo 2,60, quindi non riusciamo a tirare benissimo. Ok, accendiamo i lampeggianti. Perfetto. Voglio vedere se nel silo ancora li ho, oppure li devo andare a prendere direttamente dai maiali o dalle mucche. Allora, voglio capire se nel silo ne ho con cime. Perfetto. Facciamo così. Allora, con cime. Ah, silo. Non penso che faccio il pieno, però c'è. Vediamo. Carica, carica. Ne manca pochino poi. Io ci faccio un bel pieno. Perché, vedete, io ci metto tutto quello che ho. Mi servirebbe anche il cassone del camion Griffin. Vabbè, posso utilizzare anche il cassone del Fiat. Così ci passiamo il concime che abbiamo di là, lo passiamo nel silo come abbiamo fatto la scorsa volta. Cioè, in live l'ho fatto, non l'ho fatto in formato video. Là c'è un dislivello che non riesco a sistemare. Qua si deve arare pure, ragazzi. Poi appena il nostro mezzo è pronto, andiamo ad arare. Ah no, ho sbagliato strada. Dovevo andare appunto dai maiali perché ho girato. Ok, tira bello. Ancora non sei in funzione, quindi non ti servono tutti quei cavalli. Ok, questo lo posso lasciare qua. Ok, devo andare a sistemare questo qua. Se ce la faccio col trattore, se no, mi sa che è un po' bassino il trattore. Beh, però lo posso spingere. Posso salire là dietro e spingerlo. Ah, va bene, ce l'ho fatta lo stesso da questa parte. Ottimo. Allora, fatemelo sistemare da questa parte. Allora, accendi, stacca. Questo in poche parole. Ok. Allora, dobbiamo fare di questo. Anzi, facciamo così. Una volta dispiegato. Ok. Allora, adesso lo riagganciamo. Perfetto. Ottimo. Allora, arriviamo al punto di scarico. Ok, scaricalo tutto. Ok, io lo allungo così un altro po', così in caso ci ritorno, ci pensa lui. Qua ne abbiamo un bel po' di concime, no? Ma sì, abbiamo un altro carico dopo. Allora, nel frattempo prendiamoci il nostro Fiat, lo stacchiamo e lo andiamo ad attaccare al cassone suo. Anzi, non lo stacchiamo, lo riportiamo, anzi, dagli animali che può servire. Dagli animali la botte. Quindi andiamo. Ok, vamos. Andiamo dai nostri animali, così prendo il cassone e vado a caricare il Fiat salta di brutto in questo punto. Devo prenderla piano, ogni volta me lo dimentico. Perfetto. Ah, lui ha finito di scaricare, va bene. Allora, ora scarichiamo nel cassone, così il cassone poi lo scarichiamo nel silo. Allora, facciamo così. Perfetto. Ottimo. Facciamo così. Ehi, buono.
Ok. Buono. Ok. Perfetto. Allora, andiamo a scaricare dai maiali. Ok, magari nel prossimo gameplay compreremo l'altro sistema a nastri. Ok, allora, togliamo questo qua a qui sotto. Ma ha scaricato tutto. A me non sembra pieno quello. Vediamo. A me non sembra proprio pieno. Ah, è pieno. Vabbè. Ok, tira, bello. Guardate il fumo nero che esce quando fanno fatica, ragazzi. È bellissimo questo. Vedete, ho staccato l'acceleratore, è diventato più bianco, diciamo. Ok, allora, Fiat. Ok, vai. Perfetto. Questo può scaricare. Andiamo a liquamare, a concimare i nostri campi. Ho sbagliato, ho spento il mezzo. Adesso non dovrebbe fare fatica. Il fumo non dovrebbe diventare molto nero perché siamo in discesa. Infatti, vedete, è diventato più grigio. Ok. Ora è di nuovo nero perché adesso ricomincia a fare fatica. Ma vedete, adesso è grigio perché abbiamo raggiunto la velocità massima, quasi. Ok, allora, qua ho fatto saltare lo stop. Rientro qua nel campo, dispiega. Ok. Teoricamente posso avviare. Giusto? Sì, giustissimo. Vamos. Lui lavora, ho messo a punto l'operaio. Lui si è bloccato, attenzione. Ah, sa chissà da quanto tempo è bloccato, perché quello l'ha raggiunto. Bene, allora facciamo una cosa. Adesso quello lo fermo e inizio a liquamare con quello. Ok, vai. Vamos. Lavora. Ok. Lui nel frattempo lavora. Io poi mi vorrei comprare un altro trattore. Anzi, ditemi ragazzi, che trattore comprare? In caso se posso vi lascio il sondaggio Deux. Deux. Abbiamo detto Deux Steyr. O. Tolgo di mezzo prima che questo mi piglia in pieno. Quindi Deux Steyr o Massey Ferguson. Se non posso, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, eh. Massey Ferguson è il più grosso, ovviamente. Questo qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco, quello ha messo giù tutto. Ok, aspettiamo che arriva lui. Nel frattempo facciamo così, lo stacco. Iniziamo a liquamare, dai. Ok, raga, sono arrivato. La botte è già carica. Spengo il trattore perché continueremo a seminare nel prossimo gameplay. Vi posso confermare che questo video esce di lunedì. Di martedì uscirà un altro gameplay di questa mappa, se non un test mod. Nel prossimo gameplay dovremo seminare, se no magari continuo a seminare in off camera. Però martedì sera sarò in live con lo Speak Joe con questa mappa, quindi raccoglieremo il mais, cioè non raccoglieremo ma trinceremo il mais. In live comprerò anche la cosa quella che mi servirà per trinciare il mais. Quindi userò in live per la prima volta il biogas. La live poi ve la ricaricherò. Quindi mercoledì troverete nel canale il gameplay. Ovviamente lo troverete dalle 16 in poi nella playlist mappa europea. Lo troverete solo nella playlist, non ve lo metto nella sezione video. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Commentate, iscrivetevi al canale, lasciate pollice in su, rispondete al sondaggio se potete nel box informativo, se no rispondetemi nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!